Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di questo sito che è abbastanza utile per creare il proprio collage di foto e quindi unire tutte le foto che avete oppure formare delle tavolozze che potete condividere e salvare all'interno del vostro computer. Per provare il servizio basta andare sul sito che vedete sulla barra, poi tanto comunque metterò l'indirizzo all'interno sotto il video, insomma nella descrizione. Comunque il sito è photogoiner.net, joiner probabilmente. Cliccate su create collage e potete iniziare a inserire le vostre immagini o utilizzare comunque delle immagini che già sono di default all'interno della piattaforma stessa. Allora, io come layout utilizzo all'inizio quello, insomma, di default, che sarebbe una singola immagine. Trascino l'immagine che voglio inserire all'interno, insomma, che voglio utilizzare e poi aspetto qualche istante e dovrebbe comunque indirizzarsi qui. Vediamo se riesco, probabilmente non l'ha fatto. Ok, adesso sì. E questo è il primo layout. Se avete altre foto e quindi volete, che ne so, fare un collage particolare, potete utilizzare questo e quindi aspettare qualche istante e selezionare le altre foto accanto. Basta trascinare col mouse e potete notare che ci sono le immagini. Cliccate bene, perché io ho cliccato male, quindi non è riuscito. Questo è il collage, per esempio, che ho voluto creare con le immagini che già ci sono. Ovvio che potete utilizzare anche l'opzione di inserire le vostre immagini dal vostro computer. Scegliete le immagini, verranno inserite in questo pannellino. Una volta che avete inserito tutte le immagini che vi servono, trascinate e potete selezionare il layout che più vi aggrada. Ce ne sono tantissimi, vedete che qui ce ne sono fino a 8. E questo è il primo utilizzo: unire tutte le immagini che avete, salvarle o shareharle. Potete fare invece creare anche delle tavolozze di colori. Non so, dovete fare dei cambiamenti che possono andare dal cambiamento proprio estetico della casa, oppure che possono andare al cambiamento, non so, di un sito. Quindi vi interessano fare delle tavolozze particolari, basta che trascinate e potete comunque avere una tavolozza. Ovvio che quelle che ho selezionato sono delle immagini, ma qui potete, che so, selezionare un rosso maggiore, un rosso con meno intensità, delle sfumature particolari e tutto il resto potete salvare e shareare. Inoltre, come precedentemente vi ho detto, potete inserire comunque i colori che vi senso vi aggradano, saranno inseriti sempre qui e poi selezionate, quindi potete scegliere, ne so, diversi tavolozzi di colori, che ne so, di un rosso maggiore a un rosso minore con sfumature diverse, un verde. Potete fare diverse tonalità o comunque proprio colori diversi, e quindi è anche interessante proprio utilizzarlo, che ne so, a livello professionale. Ce ne sono tante altre opzioni, quindi più lo utilizzate sicuramente più scoprirete le grandi, insomma, diciamo, funzionalità di questa piattaforma. È molto semplice e intuitivo ed è facile da salvare e conservare, quindi lo consigliamo. Con questo è tutto e ci sentiamo al prossimo video.